in studio è già rilevante che sia lì, nel senso che oggi sta succedendo una cosa in Umbria, come abbiamo detto, molto inedita. Sono tutti e tre insieme, Conte, Zingaretti e Di Maio, c'è anche Speranza, tutti a favore dell'unico candidato. Gli unici che non sono andati avranno pensato a Italia Viva, lo dico a Nobili, mi si nota di più se vado o se non vado, vi si nota di più se non andate. Quello è sicuro. Avete snobbato In gli questo Umbri. caso Nanni Moretti non c'entra niente. Li avete snobbati però gli Non Umbri. abbiamo snobbato, noi non siamo candidati in Umbria, non c'è la lista di Italia Viva e quindi non ha senso che partecipiamo a quella Perché Zingaretti manifestazione. ha detto. Peraltro non siamo stati coinvolti, ma No, Isabella Bellanova è stata invitata. semplicemente perché non siamo candidati, non ha senso che ci fosse Comunque, le un dico una cosa, nostro esponente. Zingaretti. Dopodiché noi stiamo facendo campagna elettorale per Vincenzo Bianconi, che è un ottimo candidato, a cui auguriamo tutta la fortuna possibile. Una battaglia difficile e molto importante per l'Umbria, una terra che ha bisogno di tante cose, ma non di Salvini. Lo stiamo sostenendo e continueremo a sostenerlo in Quindi, queste quella ore. cosa che ha detto prima Zingaretti, che al nostro microfono ha detto quella di Renzi oggi, di Italia Viva, qui un'assenza tecnica, lei la È condivide? così, è un'assenza Assenza tecnica. tecnica. Dopodiché, in queste ore, più che le foto, sono importanti il lavoro porta a porta, territorio per Sì. sostenere questa candidatura ed è quello che stiamo facendo. Allora, un attimo Anche solo, perché rimango anche. le foto di questo tipo non sempre hanno portato benissimo, diciamo, al centro-sinistra. Ne ricordo A di alcuni. nessuno. Spero che la foto di Narni possa essere ricordata meglio di altre foto. Quale si ricorda lei? Non lo so. Faccia lei. Basto? Basto? Faccia lei. Allora, scusatemi, tutto.